Posso chiedere una cosa? Prima chiedevo a lui chi sono i Tupolur, chi sono i Wolof, chi sono i Lebo, ma adesso lo chiedo a un, e mi ha dato una risposta. Ma se chiedo a un Lebo chi sono i Lebo nell'ambito del panorama dei senegalesi, detto da un Lebo, chi sono? Che caratteristiche hanno? Ci danno un esempio legi chi mason wala baykat la baykat rek la ci lebu la geej legi mo amatul lol geej ñepp ci dem parce que liggey la ba ci bisu keer yi legi amul wala legi teug kan moko daan def du geweli geeri ño da xata way ñan ñoko daan def du geweli geeri ño da xa way adina moy deme non amatul metier bu ndaw ñepp li nga xamne dañ ci sukuro da ci kay ibere lebu lay serer lu serer serer. Però ha detto che come adesso tutto ha cambiato, perché prima si erano i lebu che pesca, facevano la pesca, i contadini, quelli del centro che fanno la terra, però questa cosa è cambiata. Ci sono anche quelli che battevano i tamburi, i griot. Adesso quello che mi ha fatto ridere ha detto che voi le Wolof adesso battete le lì, sì. Ha detto che questo mestiere, no, queste... Allora possiamo dire che i Lebu sono i pescatori, ma nella tradizione senegalese i pescatori erano del gruppo dei Serer. Allora, io dei Lebu so delle cose che mi hanno raccontato in Italia. Adesso ve le dico. Me ne hanno raccontate, se voglio, se sono vere. Per esempio, mi hanno detto che i ragazzi, gli uomini e le donne Lebu possono avere il rab. Quello che ti ha detto è una verità assoluta. Ma che cos'è, scusa, adesso? Ne è rap moinan. Rap. Affaire qui, affaire comme genre fétiche, chassan. Parce que l'amnislam, mais affaire rap moinan fétiche. Donc, chassan. Parce que si tu n'as rap, sans dépense rap, tu peux être un animal, tu peux être un char, sans dépense. Et si tu n'as rap, tu peux être un sol, tu peux être un sol. Lol ñom seen affaire bop la deux fois da nga ñuy ray ay nak affaire yi demé non lol seen ciossam da rap existé ñu wono de li noy a wono rap dépendé de quel type de rap ay lolou né da ra ray lo nit mëna la def lo affaire yo xamné da comprendre provocatif yi façon no da yeng ko sa force di ko se volé di amassar de la gente o parti perdre la testa anche. Rap è una possessione. Quando la persona è posseduta, a quel momento dicono che ha un rap. Ah. E il rap può essere buono, che può essere cattiva. Ma può essere umano, può essere animale, può essere cosa? Di solito è un animale. Ah. È un animale. Quindi vedono quello che vuole di più questo animale e le fanno. Se l'animale vuole sangue, lo fanno con il sangue. Che se l'animale vuole latte, lo fanno con latte. Capitano, mi danno le cose. Sicura questo rab, oppure uno ha un rab e se lo tiene per tutta la vita? Non è un rab, ma non lo faccio. Quello rab deve andare io tutta la vita. Rabbi mom day and ak tout la vie parce que lolu c'est sur un rap yenn ñi ñom ñi am nañ ay réalité ñom ñi ñam espagnol et rap et pour toute la vie ta pero de vie s'appelle quand de faire sacrifice. Che così non ti fa certe cose. Devi conoscere molto bene. Sì, ha detto che anche voi avete delle le vostre particolarità. E conoscere il proprio rap è importante per poterlo nutrire. Certo, poi dopo viene alla persona curata di sapere qual è il suo rap e a quale momento va a fare questo sacrificio. Rap. Sì. Ma da chi si può andare per capire da che rap? Allora, io penso che il rap viene a sapere quando sei posseduto,
quando sei posseduto. Quindi non è che una persona si alza e dice che io ho un rap, si chiama, è una persona o un animale. È quello che mi hanno raccontato, che i sacrifici però si fanno dentro delle cerimonie che hanno un nome. Nella lingua è nyom lingua netli, nella bene da sacrificio. Dici bene cerimonie ngi def? Wa, cerimonie la ngi. Nella cerimonie amna num tut. Moy ndep. Si chiama ndep. 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 Ndep è una cerimonia che si fa, no? Per uno che culturalmente è malato, che non ci riesce a essere curato nella medicina moderna, quindi lo portano qua, vedete questo baobab che vedi, è lì che vengono a fare la cerimonia, ballano, la gente balla, fanno sacrifici e portano anche la persona malata e vestito tradizionalmente, quindi c'è un maestro che è vicino a lei e che le fa questi sacrifici. Ha detto che ballano, poi ci buttano nell'acqua, tornano qua a ballare. Ma non è in contrasto con il suo, con la sua religione? No, bon, parce que tamit comme xam nga def bok ci suñu culture. Ñu lolu Yalla moñu ko wacce. Ha detto che loro cultura non niente deve dire con la lolu sa na re war parce que lolu culture lo quoi fi lañ ko fekk di sa suñu mam la ba legi lo xamne dañ koy fatali ko la lolu xamne la cultura que la notre bato quoi la religion non a c'entra non c'entra, sono due cose diverse. Ma lui ha un lebu? Non è nato io lebu, ma no, 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 però partecipa lo stesso. Me ne ho ngegno setan lo vale ngegno setan se rega ele ngegno setan se rega pre bu pare spectacle bu rek motax ñu sétane parce que di am pecc gaay ñu tek ci bi ndox ci suuf ci digg bi ni ñi di woy am ki yor ay affaire xam ma di woy ni gaay c'est que parce que un spectacle grandiose que non si può mancare questo, il ballo no, canto no, bello, magico, interessante, sincretico. Ibrahim è molto generoso e forse non ci siamo capitati a caso, anche se c'è questo mestizzaggio con il turismo, quindi un luogo sacro comunque che viene in qualche modo mostrato. Ecco. Non so se... Qui vengono fatti dei sacrifici? Sì, anche. Vengono fatti dei sacrifici per delle persone che... per delle persone a cui i propri morti vengono in sogno e quindi in qualche modo per entrare in relazione o tacitarli vengono qua e qui vengono fatti i sacrifici. C'è una persona nel villaggio che sa che cosa c'è da fare e quindi invia qui le persone. E qui fanno anche end up per le persone che devono essere curate dal rap e sembra che possano partecipa tutto il villaggio e forse potremo partecipare prima o poi anche noi. Des fois sax ñom dañuy ñëw fi comme buñu dëgmalé wara dem ci Ramadan bi avant ñi ki dañu def seen ay sag seen penc yépp ñëw fu nekk joggé nit ñëw ñi def li ñuy def après ñu dem dañuy ko disé nak durano jour ni notte però ha detto che ogni anno prima del Ramadan vengono qua e fare sacrifici. Ha detto che sono delle persone che sanno che tipo di rap hai, perché come voi avete un cane che poi parlate con il cane e lui quando parla con il cane non capirà niente, è così. Come si chiamano queste persone? Hanno un nome? Hanno un tour. Ah, io non ne ho degna mai tour, come tour ni am ni lañuy yoré. Tour, non saltigé, no? Saltigé, no, xam nga bo gisé. Devo cercare un giraffe. Se io voglio sapere qual è il mio rap, io devo cercare un giraffe. Masan, adesso voi c'è una differenza. Dëgg ñaan ay saltigé, ay giraffe, ay ndey ji réew. Comme nu muy nekké ensemble, premier ministre, député, président, non la démé étape par étape la ñom comme dans ensemble.
quando parlano dei giraffe, dei saltighe, questo qua è una, come una repubblica, ci sono i presidenti, i deputati, tutto questo, e per quello che chiamano giraffe, dei gireu, questo c'è nome. C'è una gerarchia. Sì, c'è una gerarchia, per chi riesce a sapere anche, chi è il tuo rab. Anche questo qua, hanno un modo di vestirsi, quando li vedi subito con tanti vestiti, un cappello grande così. Tu sai che sono quelle persone che possono capire qual è il tuo rap? Non è sarap. Non è ma io mi muovo dal general, come dal Guinea, non mi muovo dal mio rap. Non mi muovo dal mio guaritori. Tu che sei stato posseduto non puoi sapere neanche qual è il tuo rap. Sanno i guaritori? Sì, il nome del guaritore è? Nene, tu lo faccia di... Non è che io faccio quello, non faccio. Però quelli che curano il rap sono guaritori di rap. Sedu, ma se io volessi sapere qual è il mio rap, come faccio? Dove vado? Sono diventato curioso. Perché sei un guaritore? Grazie.